Ciao e benvenuto in questo corso di Google Shopping. Io sono Fabio Antichi, sarò il tuo sensei, come puoi vedere dal mio fisico, un noto esperto di arti marziali, se la storia di Kung Fu Panda fosse vera. Faremo questo corso dove appunto andremo a vedere un pochino cos'è Google Shopping, come tutti i corsi sarà diviso in moduli. Ogni modulo affronterà alcune tematiche per cercare di far sì di comprendere bene come funziona questo canale di vendita, che oggi è molto importante, può veicolare un'enorme percentuale del fatturato. Ma come tutte le tecnologie, pro e contro, quindi noi dobbiamo farci i conti e cercare di cogliere il più possibile i pro e un po' meno i contro. Quindi, dai, buona giornata a tutti. Spero di non rubarvi tempo e che sarà un corso breve, conciso e soprattutto denso di significato. Google Shopping Ads. Introduzione. Struttura del modulo 1, che è quindi perché questo corso, quali sono gli obiettivi formativi, gli sbocchi professionali? Beh, se avete un e-commerce e volete far sì che questo venda, non si può fare a meno di pensare a Google Ads e alla parte shopping. Sensei del corso, sono Fabio Antichi, avete sicuramente sentito parlare di me come trovo il club. No, scherzo, sono Fabio Antichi, lavoro in un'agenzia e mi occupo appunto di shopping da un bel po' di anni. E adesso andiamo a vedere quali sono i punti che affronteremo e gli strumenti necessari. Gli strumenti necessari, per se non vi fosse chiaro, sostanzialmente saranno avere Google Ads e avere un Merchant Center, che è il posto dove Google conosce i nostri prodotti. Perché questo corso? Obiettivi e sbocchi. Allora, Google Shopping è uno dei principali canali di vendita di un e-commerce, principalmente appunto quando si passa attraverso Google Ads, poi ovviamente rimane la SEO, rimane l'email marketing e tutti i possibili canali, ma Shopping è sicuramente molto importante. Ad esempio, noi andremo a vedere quindi come funziona, comprenderemo come funziona Google Shopping, quando è il caso di utilizzarlo, in sintesi. Qual è l'anatomia della campagna, cioè da cosa è fatta la campagna, come la possiamo gestire e quindi come raggiungere il 100% dei risultati. Anzi, speriamo un po' di più.